In diretta da Casa Sanremo, nello spazio targato Book Sprint Edizioni, siamo qui con uno dei nostri autori. Do il benvenuto a Giancarlo Ferbri. Buonasera. Buonasera, benvenuto. Grazie. E autore dei racconti dal titolo Manca sempre un centesimo a Farmille. Come mai, anzi come nasce Giancarlo Ferbri scrittore? Ma Giancarlo Ferbri scrittore nasce come quella che credo che sia la naturale vocazione di una persona anziana, ovvero sia tirare un attimino le somme della vita trascorsa e soprattutto magari rivedere un po' le tappe salienti di questa vita e trovare in essa un fil rouge che le accomuna in tante situazioni diverse e che mi è piaciuto mettere per iscritto, un po' per ritracciarle e ripercorrere a ritroso, un po' per rivivere quelle emozioni, ma anche un po' perché ritengo che il bagaglio di ciascuno di noi nella vita possa essere importante, se non altro a livello descrittivo, per chi ci sta di fronte o per chi ha anche lui qualche cosa da dire, no? Quindi la voglia di ritrovare in se stessi qualche cosa, la voglia di comunicarlo e soprattutto la voglia di capire che al di là di qualsiasi esperienza, sia positiva che negativa che ci può essere, c'è sempre un qualche cosa davanti che ci può portare avanti a colmare la conclusione. Manca sempre un centesimo a Farmille, questo è il titolo per una serie di racconti. Sì. È il fil rouge anche questo, manca sì. Sempre questo centesimo e questo mille. Che cosa c'è in mezzo, in questo piccolo frangente che però la dice lunga? Diciamo che personalmente sono una persona che ha esplorato diverse attività professionali nella vita e in tutti questi 4-5 diversi episodi di vita c'è stato sempre un progetto da portare avanti, o quantomeno ne ho trovato uno che potesse soddisfarmi, potesse portare dei risultati positivi. E questi progetti sono andati avanti sia sul piano sentimentale, sia sul piano operativo, sia sul piano così puramente accademico, sono andati avanti e poi alla fine è sempre mancato un niente, un centesimo giusto, per arrivare al compimento di questo progetto stesso. Un esempio concreto di questo centesimo mancante? Un esempio concreto, io come ex ispettore delle ferrovie avevo progettato un treno turistico di accoglienza in Italia, il cui nome era Beauty Shuttle Hotel, e questo treno era stato strutturato con una revampizzazione delle carrozze, con delle carrozze, 4 carrozze a letto, comprese suite, carrozze a 3-4 posti, comparti 3-4 posti di estremo lusso, 2 carrozze ristorante che poi sono attrezzate per la dopo ristorazione con televisore ad occhiali e cose di questo tipo, una carrozza Beauty Farm nella quale chi poi viaggiava la sera poteva ristorare sia il corpo che l'anima, e poi ovviamente una carrozza salone bar. Questo treno doveva percorrere a bassa velocità, non ad alta velocità, alcuni percorsi prestabiliti, e questi percorsi prestabiliti noi li presentavamo, li abbiamo presentati addirittura alla Commissione Trasporti del Senato, e quindi avevano un certo successo. Occorreva poi il finanziatore era un tour operator di caratura mondiale, e però alla fine, quando poi si stava per concludere il tutto, c'è stato proprio un ostacolo finale, il centesimo che mancava. Quindi era praticamente un progetto esclusivo? Progetto esclusivo, sì, che riguardava appunto il turismo, l'accoglienza in Italia. Io per la mia esperienza l'ho verificato sul piano mondiale, ci sono in tutto il mondo 10 treni di questo tipo, quello che è il mio preferito è quello indiano, perché veramente ha delle caratteristiche di notevole accoglienza e di notevole proprio bellezza, anche poi per l'impatto emotivo del giro che propone. E invece noi abbiamo una possibilità di essere molto più completi avendo un paese che è meraviglioso sul piano dell'accoglienza. Infatti avevo predisposto il tour delle 4 repubbliche marinare,
avevo predisposto il tour dei castelli e delle ville medievali, e avevo predisposto il tour dell'antica Roma, e il tour dei parchi naturali e di divertimento anche per le famiglie. Cito un nome fra gli altri, Gardaland, poi giù in Meridione, eccetera. E poi alcuni tour particolari chiesti proprio da alcuni clienti in previsione del fatto. Per esempio, una casa automobilistica coreana aveva chiesto di fare un tour del golf club in Italia, dove il loro manager potessero giocare a golf e le signore potessero fare shopping nelle città d'arte. Il treno si muoveva di notte e di giorno si fermava a. E gli uomini giocavano a golf a Loggiata piuttosto che a Vicenza, piuttosto che dalle altre parti, e le signore venivano accompagnate a fare shopping nelle città. Quanti centesimi ci sono all'interno di questo libro? Quanti racconti ci sono? Ma ci sono una quindicina di episodi che partono dalla primissima infanzia, laddove ci sono puramente delle emozioni in fase di costituzione. E per arrivare poi all'esperienza più matura di una persona che ormai ha 73 anni. Mi piace leggergli allo specchio 37, ma purtroppo sono 73. I centesimi hanno a che fare con la vita lavorativa, ma anche con la vita Con la vita, quotidiana dell'amore, quindi dei rapporti interpersonali. sì. Lì faccio riferimento a un'esperienza vissuta con una persona che ha coinvolto anche praticamente tutta la famiglia e poi si è rivelato il centesimo finale mancante, abbastanza pesante da dover poi digerire. Però, ripeto, nella somma delle cose, io non credo che tutto accada per caso. Nel libro cito lì il Paramartha Satya, che è una vecchia filosofia tibetana, vecchia di più di 3.000 anni, e la quale dice sostanzialmente che nulla accade per caso, cioè noi ci troviamo in quel posto, in quel momento, per quella situazione, proprio perché era scritto nel cielo, diciamo semplicemente così, ma non è semplicemente così. Basta, diciamo, semplicemente trovare la chiave di lettura La giusta. chiave di lettura giusta è soprattutto la capacità di non lasciarsi mai andare alla deriva delle onde. Perché allora non ha scopo la nostra vita se non riusciamo combattendo a trovare la chiave di lettura per poter superare le difficoltà che ci possono essere. Qual è stato, indipendentemente da come poi sono inseriti cronologicamente all'interno del libro, qual è stato il primo racconto che ha scritto, che ha steso giù? Il primo racconto che ho scritto è legato ai primissimi ricordi di un'infanzia, nella quale ha avuto un'esperienza, un tu per tu ravvicinato con un temporale molto forte e un fulmine che ha colpito anche l'interno dell'abitazione. E quindi l'esperienza è stata forte, tanto che me la ricordo ancora. Probabilmente non avevo nemmeno 5 anni, quindi è proprio stata la primissima cosa. E lì ho appunto ricordato appunto il centesimo che è mancato nel non riuscire, per esempio, a chiudere la finestra che era sopra di me. C'è stato un momento invece in cui ha pensato, ma sì, lo scrivo, ma sì, non lo scrivo questo libro, che è stato a un centesimo dallo scrivere, poi fortunatamente ce l'ha fatta, quindi. Il dubbio era se questo libro avesse accesso all'interesse delle persone, perché di solito chi narra se stesso può trovare un interlocutore attento, ma 99 volte su 100 può trovare un interlocutore che insomma degli altri se ne importa poco. Credo che la focalizzazione di tutti i singoli episodi che ci sono possa attirare l'attenzione di tutti quanti e assumere anche la veste emotiva che questi episodi hanno, per poi poter metabolizzare su se stessi. Sì, Quindi questo è il messaggio che vuole dare questo questo racconto dovrebbe essere, sì. a tutte le persone che si riconoscono in quel centesimo mancante. Esatto, perché non, in effetti manca, perché nella nostra vita quotidiana
Io credo che un milione di volte diciamo se avessi fatto così, se, quel famoso se, no? Però al di là di questo, quando lo leggiamo da uno scalino più in alto, riusciamo a vedere che è una costante, una dinamica che ci porta verso qualche cosa. C'è qualcuno a cui dedica questo libro o lo dedica a sé, a quel centesimo mancante? Lo dedico non al centesimo mancante, lo dedico ai figli. Io ho due figli miei e due figli della mia compagna, quindi quattro figli, Daniela, Stefano, Jessica e Cinzia. E spero tanto che quel centesimo che manca, lo hanno letto, quindi ci mancherebbe altro, qualcuno ha anche pianto se per quello, dalla commozione. Quel centesimo che manca penso che possa essere di aiuto, un piccolo bagaglio per poter portare avanti meglio la propria vita. Grazie mille per essere stato con noi, ringraziamo allora Giancarlo Ferbri, autore di Manca sempre un centesimo a far mille. Grazie a voi.